Ecco qui un'altra lezione su come andare a modificare un font. Va da sé che io queste sono modifiche di font che non puntano ad arrivare a un font che venga utilizzato in maniera universale e versatile. Questo è un lavoro di type design molto complesso che insomma non è con una giornata di lavoro che si va a risolvere, questo deve essere bello chiaro, ben chiaro. Sono semplicemente personalizzazioni di font che possono venire utili per insomma, alcuni trattamenti, fare un logotipo, insomma, andare a creare una serie di elementi grafici che possono venirci comodi. Quindi parliamo di modifiche volte a creare degli adattamenti che spesso e volentieri non sono versatili su più di una, due o tre occasioni. Per il resto, appunto, non è utilizzabile. Questo deve essere ben chiaro. Quindi è un'altra cosa che lavora il type design. Allora, cerco di venire incontro alla richiesta di un'allieva, una a caso, diciamo così, faccio intuire di chi si tratta. E mi chiede appunto di riuscire a ottenere la sensazione che il suo font si vada a restringere o allargare in alcuni punti. Allora, ho cercato di ragionare su come poterlo fare in maniera abbastanza, non dico rapida, però insomma, quantomeno razionale, che uno riesca a capire più o meno come muoversi. Allora, potrebbe essere questo l'approccio. Vado sempre a convertire il font in un tracciato. Dopodiché, separo gli elementi tra loro. E per esempio un approccio potrebbe essere appunto quello di andare a intervenire in maniera molto, scegliere molto diciamo pulita, quindi senza andare a creare chissà quali modifiche, quindi andare a intervenire in maniera molto pulita e lineare. Scegliendo poi anche se voglio, non so, dare un senso di dinamismo oppure no, qui per esempio, qui invece sono cercato di muovermi in maniera centrata, qui invece come vedete sono rimasto, come dire, decentrato. Parlando della U, si potrebbe per esempio ragionare in questa maniera qua, io vado ad alzare gli elementi, qui vado a fare un allargamento, per ottenere diciamo questo effetto qui, da scegliere poi se mantenere la curva fatta in questo modo o andarla a modificare, per esempio andando a spostare un po' il suo asse, ma forse era meglio così. Ok? Quindi per esempio io posso usare approcci di questo genere, quindi questa cosa qua, da scegliere se fare questa operazione qui, cioè il concetto, mi sembra aver capito, che vuole la Giulia è che ci sia come una sensazione di, come dire, di quasi di prospettiva, diciamo così. Quindi il giochino qui è cercare di ottenere questo tipo di effetto. Qui diciamo che la A potrebbe spostarsi in questa maniera qui. Qui c'è un errore mio. Qui c'era un doppio puntino perché giustamente, cioè qui sono quelle correzioni che ha buona elvetica giustamente, quindi andiamo a spostare un po' in alto l'elemento, magari potremmo provare anche a fare questa operazione qui, questi si vanno un po' ad allargare in questa maniera qui, vedete che appunto pian pianino, ma quasi quasi era meglio però prima che lo andasse a deformare in maniera tale che ci fosse ancora un po' la sensazione. Qui il discorso sarebbe anche proprio mantenere cercare di mantenere la contiguità, senso di contiguità tra una parte e l'altra. Ok, quindi questo per esempio è un altro approccio. Stessa cosa da T, potremmo spostarla in alto così, fare così. Ok, quindi sono tutti approcci che posso utilizzare, magari la posso andare a duplicare, oppure posso provare anche altri approcci. M, proviamo ad andare
Quindi su, per esempio 1, 2, c'è un problema, però non è un problema, è sempre il discorso di prima, quindi ci sono queste aperture di scarico che una volta in tipografia erano necessarie per evitare che l'inchiostro si andasse a mangiare gli angoli. Ok. Fare così, 1, 2, errore mio, 1, 2, poi magari proviamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La M la potrei andare a duplicare pari pari, anzi facciamolo subito, andiamo a duplicare, e vedete che pian pianino sto ottenendo le mie lettere un po' particolareggiate. Questo è un approccio, cioè cerca di venire un po' incontro alla richiesta di Giulia, che Giulia chiedeva appunto: io voglio ottenere delle lettere che mi diano la sensazione, come dire, di essere un po' più grosse verso il basso e che si vanno a rimpicciolire man mano che si va verso l'alto. Ok? Quindi l'approccio è proprio un po' quello lì. Ok? Allora, proviamo a fare questa operazione qui, andiamo a duplicare. Io ovviamente sto lavorando anche molto in fretta, quindi non pretendo che il risultato finale sia qualcosa di entusiasmante. Questo è un lavoro, diciamo, vostro. Io sto cercando di fornirvi qualche aiuto per cercare di risolvere la questione in merito alla richiesta del prof. Bighetti, però ovviamente voi dovete fare la vostra parte. Ok, quindi io adesso cerco un po' di farvi vedere come potrebbe essere un approccio, ma per il resto poi la vostra parte la dovete fare voi. Quindi Giulia, questa è la tecnica, poi il resto dovrai cavartela da sola. Qui andiamo a recuperare tutto l'occhiello, potrebbe essere, e lo facciamo, andiamo a spostare in alto così. Se vogliamo possiamo provare a schiacciarlo un po', in maniera tale da dare un po' più la sensazione di una cosa che si schiaccia verso l'alto, ed ecco qua, più o meno questo è il risultato. Ok? Se vogliamo ottenere questa richiesta della Giulia, un effettino di disegnato, cosa che in un font non lo farei mai, siamo sempre in tempo ad aggiungercelo successivamente, qui vedete che ci sono questi tratti fatti a tipo a matita che appunto danno questa cosa qui, ma non lo metterei dentro un font. Questa cosa qui è un effettino che io posso aggiungere tranquillamente successivamente dentro il mio lavoro. Ok? Così come andare ad aggiungere, vedete, che tutto sommato aggiunto, abbinato al trattamento del font che ho fatto, potrebbe avere anche un senso. Ok? Metti che appunto voglio ottenere una cosa che sembra stata scritta a mano e così via. E se invece voglio appunto dargli l'idea di una cosa non consumata, l'effetto ve l'ho già fatto vedere l'altra volta, nell'altra lezione. Ok? Quindi questo è quanto. Buona giornata a tutti.